Cos'è che abbiamo visto finora dell'evaporazione? Abbiamo visto che è un fenomeno termodinamico che è generato dall'aumento dell'entropia. In realtà quello che abbiamo visto è l'evaporazione che avviene dalle superfici d'acqua. Non abbiamo ben guardato come avviene l'evaporazione dei suoli e la traspirazione dalle piante. Abbiamo visto anche una sola parte del fenomeno, cioè abbiamo visto che l'evaporazione è un fenomeno di trasporto di vapore e questo trasporto di vapore è legato naturalmente al trasporto della quantità di moto. Nella sostanza quello che abbiamo visto finora è l'evaporazione e tutti i fenomeni connessi come fenomeni di trasporto della quantità di moto. In realtà, come già sapete peraltro, l'evapotranspirazione si può vedere anche come un problema di energia. Allora, questa ovviamente non è l'equazione che regola l'evapotranspirazione, l'equazione più famosa, no? È uguale a mc quadro, che dice che la massa ogni massa è equivalente ad una certa energia, dove m è la massa e c quadrato è la velocità della luce. In realtà, il fatto che una certa massa di materiale sia legata ad un contenuto energetico è un elemento generale. Nei fenomeni con cui noi abbiamo a che fare, in particolare con l'evaporazione e la traspirazione, abbiamo a che fare con fenomeni di cambiamento di fase, quindi praticamente di cambiamento di uno stato da una fase all'altra, si dice, ma da uno stato della materia a un altro stato della materia. E questo comporta che una frazione molto piccola, peraltro, di questo mc quadro si sposti di contenuto. Infatti, quello che possiamo verificare è che, per esempio, l'energia interna, che qui ho chiamato U, nel nostro sistema si può scrivere in questa forma, cioè si può scrivere come il prodotto di una certa quantità HH, questo per qualsiasi H piccolo, che è il secondo membro, per qualsiasi tipo di materia si abbia a che fare, dove H è l'entalpia specifica per unità di massa di una certa materia, di un certo materiale, di una certa fase. Rho V è la densità del materiale, dove per densità si intende la quantità di materiale per unità di volume, esattamente secondo la definizione, non la densità dell'acqua, intesa in questo caso per Rho V. Non è uno con un chilogrammo per decimetro cubo, per modo di dire, ma è la densità anche in funzione della quantità d'acqua che c'è dentro il volume. Cp è la capacità termica specifica sempre per l'unità di massa. In questo caso non andava per unità di massa, in questa forma andava grande Cp, a pressione costante, e T è la temperatura. Cioè, questa è una rappresentazione dell'energia interna di un sistema. In realtà avrei dovuto mettere dei pedici anche qui, cioè avrei dei pedici, ciascuno riferito ad una parte della sostanza. Per esempio, se nel nostro volume noi abbiamo acqua e vapore, avrei dovuto mettere Cp, pedice vapore, T, ma di solito la temperatura si suppone uguale per tutte le fasi, più H pedice V come vapore e Rho, in questo caso ho messo Rho V, Rho vapore, ma avrei dovuto mettere appunto un pedice anche per questo, cioè c'è un termine di questo tipo per ogni fase, per ogni sostanza. Se noi prendiamo un volume arbitrario di materiale, se noi prendiamo questo volume arbitrario qui, senza lei dentro, ma non cambierebbe assolutamente nulla. Dovremmo distinguere le parti, le componenti che compongono questo, che sono dentro questo volume, in parte aria, in parte solidi, e
e per ciascuna di queste parti dovremo scrivere un'equazione di questo tipo. L'evaporazione appunto ha a che fare con la trasformazione dell'energia interna in primis della materia ed è un fenomeno che è energeticamente molto intenso perché, come vedete scritto lì, c'è un grammo di per cambiare di un grado, cioè per trasformare un grammo di acqua in un grammo di vapore ci vogliono 540 calorie. Questa energia da dove arriva? Beh, nel nostro caso arriva dalla radiazione solare. Radiazione solare che meriterebbe un capitolo a sé, di trattazione a sé, ma noi la vediamo solamente nella parte di esercitazione, come calcolarla, in dipendenza anche dalle ombre e dalle altre cose. Non entro nella teoria della radiazione solare. Vi può essere calore trasferito, ho detto che lì ho chiamato calore sensibile. È il calore che viene trasferito, ma questo l'abbiamo anche già visto, attraverso scambi turbolenti in un sistema gassoso e in questo caso per convezione viene trasferito, ma ci potrebbe essere anche del calore che viene trasferito per conduzione, cioè due corpi di temperatura diversa posti a contatto si trasferiscono una parte di energia in funzione del gradiente della temperatura. E infine ci può essere una parte di energia cinetica e di energia potenziale che viene trasformata. Come andiamo a scrivere l'equazione dell'energia per questo sistema? Una delle domande della prova intermedia era appunto sul bilancio di energia e questo è esattamente un bilancio di energia come quelli a cui alcuni di voi hanno risposto, peraltro in maniera generalmente buona o ottima. Allora, al primo membro cosa abbiamo? dU su dT. dU è l'energia interna e T è il tempo, quindi è la variazione dell'energia interna nel tempo. Questa che cosa è uguale? È uguale all'energia che entra meno l'energia che esce. Qual è l'energia che entra? Beh, è la radiazione solare intanto, dove lì abbiamo chiamato, io ho chiamato Rn, radiazione netta. La radiazione solare in genere in idrologia la decomponiamo in due parti principali, una è la radiazione solare diretta, quella che proviene dal sole, o ad onda corta, e la radiazione solare invece emessa dai corpi più bassa, ad onda lunga, che si compone con questa. Poi vedremo una decomposizione anche appunto della radiazione solare in questi due termini, onda lunga e onda corta. Ciascuna del tipo di radiazione dipende dalla temperatura dei corpi che le emettono. Il sole a 6.000 gradi emette della radiazione in funzione della temperatura che ha. Io sarò a 37 gradi più o meno, 36 e mezzo, emetto radiazione nel campo dell'infrarosso, ciascuno di voi. H meno H è, l'abbiamo imparato, già imparato, è il calore, quello che abbiamo chiamato calore sensibile. In realtà ho tentato di chiamarlo convezione di energia termica, sarebbe un termine più corretto, forse modernamente chiamarlo così. Cioè l'energia termica che viene scambiata per effetto di moto turbolenti. G è un flusso di calore verso il basso, se noi abbiamo, come al solito intendiamo, che il nostro volume di controllo sia un volume di controllo che comprende il suolo e ci fermiamo ad un certo punto. No? Verso questo suolo riceve dal centro della Terra o emette verso il centro della Terra una parte di calore, prevalentemente per conduzione, e questa G tiene conto di questo aspetto. Poi c'è P. Le precipitazioni che cadono sul nostro volume di controllo.
precipitazione che cade sul nostro di volume di controllo generalmente ha una temperatura diversa dal suolo su cui cade o dalle piante su cui cade. In funzione di questa differenza di temperatura ha un suo grado energetico, in funzione proprio dell'espressione che avevamo nelle slide precedenti, che va computato nel bilancio di energia. In alcuni fenomeni, diciamo, questo componente è irrilevante, ma in altri fenomeni può essere molto rilevante. Tipicamente, per esempio, la pioggia, una pioggia primaverile che avviene magari a una temperatura di 10-15 gradi, che cade sulla neve che ancora è presente sulle montagne, può portare un contributo termico molto rilevante sulla neve e farla sciogliere. Per fare un esempio pratico che potrebbe essere calzante. C'è anche una piccola parte di energia che viene stoccata nelle piante. Cosa fanno le piante? Le piante prendono acqua, anidride carbonica, fotoni, cioè quindi fotoni, e attraverso di questi costruiscono la loro struttura. Una parte su 500 dell'energia che arriva un fotone su 500 va proprio a costituire anche viene conservato attraverso la fotosintesi e viene stoccato. Una parte su 500 può essere una parte molto piccola, se vogliamo, dal punto di vista del bilancio energetico, per cui magari poi la trascuriamo sempre in questo bilancio qui. Io l'ho messa perché questa parte su 500 però è la parte di energia che poi ci fa vivere, sostiene tutti gli ecosistemi e quindi è estremamente rilevante. Nelle situazioni vegetative di crescita vegetativa più accentuate, anche il 3-4% però dell'intero bilancio di energia può andare a costruire la parte di, cioè può andare a costruire per esempio le foglie, le canopies, la struttura delle piante. L'espressione, vedete sotto l'espressione dell'energia termica che ho dato, della capacità termica a pressione costante, qui appunto, come vi ho detto, c'è un piccolo errore, nel senso che il C dovrebbe essere maiuscolo. Quindi se noi al posto di U sostituiamo l'espressione corretta, dovremmo scrivere qui Cp dt su dt, H W, non ho fatto che sostituire questa espressione qui dentro, uguale al membro di destra, quindi. E questa è l'equazione dell'energia in un certo sistema. La cosa interessante è che quel termine HW, dove HW è l'entalpia specifica dell'acqua del ρ W su dt, dove ρ W è la quantità di i chilogrammi di acqua per unità di volume che ci sono dentro, è proprio l'evaporazione. Perché l'evaporazione? Perché la quantità di acqua che scompare, nel nostro caso, è quella che si trasforma in vapore. Cioè l'evaporazione, se il quel del ρμ su dt si trasforma in vapore, insomma. E quel termine lì quindi va a sostituire il termine di vapore. Andiamo un po' a vedere due bei disegni in cui questa che prima abbiamo mostrato come equazione, qui ve la mostro su due volumi di controllo particolari, no? E in particolare l'originale di questa fotografia non sono riuscito a trovarlo, ma neanche il supposto autore che io ho citato qui mi ha saputo dire, perché appena l'ho vista gli ho scritto, ho detto: ma dove l'hai presa questa? Mi potresti mandare la pubblicazione dove l'hai messa? No, non è, la pubblicazione non è mia e non mi ricordo dove l'ho presa. Benissimo.
Come vedete, l'avete il centro di che cosa succede? In realtà quella che ho scritto prima ha una storia molto più complicata, perché abbiamo un centro di radiazione solare. Di questa un 12% viene catturata dalla massa forestale sopra il terreno. Il 15% viene riflessa indietro, il 7% se la prende il residuo organico sulla superficie, il litter, e poi l'altra parte via via viene restituita indietro. Di quello che rimane, se fate i conti del tutto, deve tornare al 100 naturalmente. Qui avete una parte che si ritorna indietro in calore sensibile, perché la radiazione ha come effetto il riscaldamento delle canopi, quindi queste tendono a scaldarsi più dell'atmosfera che è circostante, restituiscono poi per indipendenza dal gradiente di temperatura l'atmosfera, calore all'atmosfera. Una parte se ne va in evapotranspirazione, quanto? Qui dice il 42% in questo due caso. Sulla media complessiva su tutta la superficie della Terra, tra il 40 e il 60%. Dell'intero budget idrologico va ritorno indietro in evaporazione. Gli articoli anche su riviste prestigiose restituiscono dei numeri più precisi, ma generalmente questi hanno dei gradi di incertezza molto grandi. C'è una parte poi di quello che viene immagazzinato dalle piante, poi una parte va nella respirazione delle piante che si riporta indietro, in altre parti vanno in si degrada, questa parte di energia si degrada all'interno del suolo, all'interno della biomassa, e viene poi pian piano restituita in tutte le sue componenti. E qui proprio il grado di chiamiamolo degradazione dell'energia, è molto bene messo proprio bene in evidenza da questi elementi, perché alla fine quello che si vede, anche se trascuriamo la parte sinistra, è la parte propriamente ecologica, cioè una parte viene catturata dalle piante, poi c'è tutta una catena ecologica che prende questa energia e viene restituita e decomposta nel suolo, va a formare, viene immagazzinata da una parte e dall'altra e alla fine ritorna indietro. La parte di energia stoccata in questo caso è sempre estremamente piccola, cioè si può pensare quasi di chiudere il bilancio senza tenere conto della vita in alcuni casi. Quindi capite però quale sia la delicatezza che in realtà bisognerebbe avere quando si vanno a fare questi bilanci. Un altro caso che a me è caro, anche se il disegno non è così bello come quello di prima, è quello della neve. Di nuovo il bilancio è sempre lo stesso, però qui compaiono, per esempio, la fase P, che è la parte di precipitazione. È importante perché la parte di acqua che cade sulla neve ha un contenuto energetico per unità di volume che è diverso da quello della neve. Quindi quando le due cose si mescolano, il risultato è importante. Un'altra cosa rilevante qui è la separazione della radiazione in varie parti. Vedete una componente segnata con il giallo, quella della short wave radiation, downwelling, verso in giù, che poi in parte viene ripresa in su. E qui che cos'è? Qui in questo caso la neve può avere un albedo anche molto alto, anche 0,9, la neve fresca, per cui il 90% della radiazione solare può venire riflesso indietro. La neve però comunque ha una sua temperatura che può essere anche al di sotto dello 0 centigradi, ma questo non vuol dire che non emetta radiazione nel campo infrarosso, cioè ad onde lunghe, frequenze
ad onde più lunghe, sì, ad onde lunghe, per cui viene chiamato long wave. In realtà anche l'atmosfera, la sua emissione nel campo dell'infrarosso, per cui c'è sia una radiazione dell'infrarosso che proviene dall'atmosfera e dai punti circostanti, perché se io sono qui mi prendo la radiazione infrarossa che proviene da voi, dai muri e dal paesaggio che sta fuori, e poi emetto a mia volta. Quindi questi due sono due esempi di quel bilancio di energia che qui avete scritto qui. Poi, a seconda degli elementi che noi vogliamo considerare, dei volumi di controllo che consideriamo, certamente ci possono essere delle parti, delle specializzazioni in quel bilancio che lì è scritto un po', come dire, in forma generale e sintetica. L'equazione, dal nostro punto di vista, può essere scritta in questo modo qua. Quello in cui CP è sempre maiuscolo in questo caso. E al posto di HW e dRV/dt ho scritto meno lambda e t al secondo membro, portando tutto al secondo membro, cioè questo che ho segnato come t l'ho portato al secondo membro e ho fatto un cambiamento di variabili. In particolare lambda, facendo un conto un attimo più accurato, non sarebbe esattamente questa quantità, ma sarebbe la quantità che è la differenza tra il contenuto energetico del vapore meno il contenuto energetico dell'acqua per unità di volume, per unità di massa, scusate. L'entalpia dell'acqua si prende come riferimento e pari a zero. Cioè, nello scrivere il mio bilancio di energia, io ho la mia energia interna che sarà Cp ghiaccio, no, Cp scusate, vapore, più per T più H vapore per Rho vapore più Cp acqua T, che assumo che abbiano la stessa temperatura, H dell'acqua e Rho dell'acqua. Nella una trasformazione di fase, dRU su dT complessivo, se questo lo chiamiamo complessivo, è uguale a zero. Però ho una variazione di fase in cui una parte dell'energia, quindi, andrà ad aumentare, la temperatura. In particolare, quello che mi interessa è questa parte qua, perché avrò HV dRV su dT più HW dRV su dT. Quindi se mi diminuisce l'acqua trasformandosi in vapore, aumenta questo termine di energetico e diminuisce, cioè questo va in su e questo va in giù. Nel bilancio di energetico complessivo devo poi considerare il fatto che se il sistema è chiuso, intero V su dT è uguale a meno dRho W su dT, per cui alla fine ottengo l'espressione che ho scritto lì, e da quei conti che ho fatto nella maglia capisco che avrei dovuto mettere un po' più di formule. Però ve le farò avere in un paio di slide i conti fatti in maniera accurata. Il risultato giusto è questo,
che voi vedete sulla slide. In condizioni stazionarie, in questo caso si verificano spesso delle condizioni stazionarie in cui non ho variazioni di temperatura. E per esempio noi andremo a vedere un caso in cui consideriamo l'equazione dell'energia in condizioni stazionarie. Nel momento in cui ci arriverò anche andrò ad interpretare questa equazione, perché ha una sua rilevanza nel capire come avviene il processo. Se Cp di T su dt uguale a 0, allora il bilancio di energia si può tirare via il primo membro, e in particolare il bilancio della radiazione è uguale a tutti gli altri termini. Si parte da qua, si mette Cp di T uguale a 0 e gli altri termini si... Per cui molte volte voi vedete scritto il bilancio di energia semplicemente come è scritto qui, la radiazione netta totale è uguale a che cosa? All'evapotranspirazione in termini energetici, per cui è moltiplicata per lambda, che è l'entropia di vaporizzazione, più H più G più PS, dove H è il calore sensibile, G lo scambio di calore con il terreno in basso, e piccolo s tutte le altre sorgenti di energia. Di questi termini, perché a volte ci si riduce a questa equazione? Beh, ci sono effettivamente alcuni fenomeni in cui l'immagazzinamento di energia è trascurabile, oppure se non è trascurabile, il transiente in cui a noi interessano tempi lunghi, la parte in cui per esempio si parla da uno stato di una temperatura ad un'altra temperatura è breve, per cui io posso considerare sempre di essere in stati successivi in cui c'è in qualche modo uno stato un equilibrio, una temperatura di equilibrio che evidentemente dovrò determinare, ma anche la temperatura rimane costante, diciamo, fra un istante su quello successivo. Per esempio, qui il motore, vero, è la radiazione, abbiamo detto, no? Allora, c'è una radiazione costante, allora il sistema sarà a un certo momento, avrà una temperatura costante, se è in equilibrio, ok? E quindi dt grande su dt sarà uguale a zero, e l'equazione dell'energia per quegli istanti è questa. Cambia la radiazione, per esempio passa davanti una nuvola, davanti al sole, cambia la radiazione. Mentre cambia la radiazione, evidentemente ho un cambiamento di temperatura. Però io, per esempio, sto guardando i cambiamenti di temperatura, che ne so, sulla scala mensile. E la temperatura cambia di tutto il paesaggio che viene irradiato, cambia, diciamo, in lato, in minuti. Per cui posso pensare che la variazione di temperatura sia istantanea. Per tutti gli altri elementi la temperatura rimane più o meno costante, e di nuovo mi riconduco a un bilancio di energia di questo tipo, in cui evidentemente però la temperatura è diversa da prima. E la radiazione quindi poi si ripartisce in quelle componenti principali, e se poi se andiamo a guardare questo caso qua, in via via in tutte le componenti chimiche, fisiche, biologiche di dovere. Cosa significa tutto questo? Significa, abbiamo già visto che l'evaporazione avviene per un effetto entropico, cioè la temperatura costante della superficie liquida tende ad emettere del vapore, fino a quanto vapore, fino a che il contenuto di vapore nell'atmosfera è in equilibrio, cioè quella che chiamiamo fino alla tensione di vapore. Questo è quello che avevamo visto prima. Qui vediamo anche che però se c'è un processo di scambio di energia abbiamo di nuovo la produzione di vapore o comunque la transizione di fase. Per cui questo avvenga bisogna che sia energia disponibile
In realtà bisogna anche, ci sono altre due condizioni, una è che ci sia anche il vento, perché se non ci fosse il vento che asporta il contenuto di vapore all'equilibrio, ad un certo momento poi l'evaporazione non avviene più. Perché? Perché deve rispettare l'equazione dell'energia, ma deve rispettare anche l'equazione della quantità di moto, non è che sia o-o. Entrambe costituiscono dei vincoli che devono essere risolte simultaneamente. E quindi, vi ho già risposto, vi ho dato anche un'altra risposta, ho trovato una seconda equazione, avevo un'equazione, ne ho trovata una seconda alla quale l'evaporazione deve rispondere. L'evaporazione deve rispondere simultaneamente alle due equazioni. In generale, se io guardo un paesaggio, diciamo il bilancio di energia si decompone in una maniera molto complessa. Per esempio questo è il lago della Serraglia, che vedete, chi di voi è di Pinè? Nessuno? No. Sapete dov'è il lago, dov'è Pinè? È già meglio. Ok, c'è questo lago che è molto carino e si può anche girare intorno un po' di chilometri, e come vedete lì qua è segnato in rosso. Segnato in rosso perché che cosa c'è? Lì c'è il lago, l'evaporazione è l'energia colpisce il lago e tutto quello che può evaporare evapora. L'evaporazione qui è misurata in watt su metro quadro in termini energetici. E vedete il lago è rosso, quindi siamo attorno ai 100 watt su metro quadro. Se voi pensate, sulla superficie dell'atmosfera la radiazione solare è 1400 watt su metro quadro. Quindi questo è un 14esimo, restituisce indietro un 14esimo. Poi la radiazione influisce in maniera diversa qui sui versanti, perché evidentemente l'inclinazione è diversa e la densità di radiazione è diversa a seconda dell'inclinazione. Ci sono anche degli altri effetti che sono un po' più subdoli, che sono legati per esempio allo spessore del suolo, qui vedete, perché il suolo è più o meno pieno di acqua, laddove c'è meno suolo c'è meno acqua, l'acqua è un grande accumulatore di calore. Essendo un grande accumulatore di calore, anche altera il bilancio energetico nella sostanza e altera poi anche l'evaporazione, perché laddove c'è acqua l'acqua può evaporare, laddove non c'è acqua sembra una cosa ovvia, l'acqua non può evaporare. Quindi il fatto che ci sia suolo significa che c'è tanta acqua, da questa parte del suolo può evaporare dell'acqua. Qui c'è poco suolo, c'è poca acqua, evapora meno acqua. E questo è un po' tutta la prima parte di questa lezione. Cos'è che dovete portare a casa? Allora, cosa dovete portare a casa è il fatto che l'evaporazione è un fenomeno energeticamente molto intenso e l'evaporazione soddisfa sia l'equazione della quantità di moto che avevamo già visto, in particolare l'equazione di trasporto turbolento, ma anche deve rispettare l'equazione dell'energia, perché una parte dell'evaporazione, cioè l'energia ha un contenuto. L'evaporazione ha un contenuto energetico rilevante di cui dobbiamo